Oh, eccoci qui. Buon pomeriggio, buona domenica a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. E parte la prima diretta di oggi con un bellissimo volto, tra l'altro un volto noto un po' dappertutto, ma anche noto ai miei ascoltatori, che è Jenny Gandolfi. Ciao Jenny, ben ritrovata. Ciao, buona giornata, buon Buona pomeriggio. giornata, buon pomeriggio a te. Ritorni dopo un po' di tempo con tantissime belle novità, quindi si parlerà nel corso di questa diretta del tuo nuovo album di prossima uscita, si parlerà del singolo che anticipa questo album, ovviamente lo andremo anche ad ascoltare. Prima di iniziare voglio ricordare che potete seguirci in diretta, in contemporanea, sia sulla pagina Facebook di Radio Mia Bari, sul canale Twitter, sul canale YouTube e sul canale Instagram, sempre ovviamente Radio Mia Bari. E insomma, se vi va, condividete, condividete perché vogliamo che siate veramente in tanti. E se vi va, commentate anche, noi leggiamo i vostri commenti. Allora, Jenny, io faccio prima a chiederti che cosa non fai, perché così è più semplice rispondere. Comunque no, tu inizi, diciamo, il tuo approccio con la musica inizia a 12 anni. Tu sei una cantautrice, sei un'autrice, sei insegnante di canto moderno, sei musicoterapeuta e tra l'altro sei anche studentessa di psicologia, perché tu dici giustamente mi manca qualcosa da fare. Incomincio a studiare e a laurearmi in psicologia. A che punto sei con la psicologia? Sono al terzo anno, all'inizio del terzo anno. Quindi è tosta ancora, eh? Ce ne vuole. Abbastanza, Almeno abbastanza. altri 2 anni non te li toglie nessuno. Però, Esatto. insomma, l'importante è riuscire in tutto. Allora, dicevo, il tuo approccio con la musica inizia da piccola, intorno ai 12 anni, no? Perché tu hai studiato canto moderno, hai studiato sax contralto, pianoforte, chitarra acustica e anche lì magari potevi andare anche avanti e fare insomma tutti gli strumenti del mondo, perché la voglia e soprattutto la passione non ti manca. Ecco, Jenny, ricordi, ovviamente poi parliamo anche dei tuoi brani, del tuo singolo d'esordio, però la prima canzone che tu hai cantato da piccola, no? Cioè tu ti sei praticamente approcciata alla musica con qualche nota, con qualche brano. Che cosa ci racconti? Allora, intorno ai 6 anni io partecipavo a un concorso che si chiama Il Piratino. Dico che si chiama perché c'è tuttora e del quale Mai. io sono direttore artistico, tra l'altro. Nulla è a E caso. nulla è a caso, infatti. E cantavo allora, il primo brano che mi ha portato, tra l'altro, a vincerlo è stato La casetta in Canada. Il famoso pezzo, lui aveva una casetta piccolina Piccolina, in Canada. un vasche Esatto. pesciolini e tanti fiori di là. Quindi questa Esatto. canzone è storica, poi, perché è una canzone storica questa. Esatto. Sì, è una canzone che sarà degli anni 30, non so, Questo non 30-40 lo circa. so, Non lo però so, ecco. ma Come più o mai meno proprio insomma. questa canzone? Ma Ti piaceva? perché sì, mi piaceva, poi diciamo che allora non c'erano i mezzi elettronici e moderni di adesso e quindi la nostra, la signora diciamo che ci preparava per fare queste canzoni utilizzava delle cassette, no? Perché allora c'erano ancora le cassette con le canzoni già pronte, magari cantate allo Zecchino d'Oro e quindi a ognuno di noi veniva assegnato un brano. E a me era toccato la casetta in Canada perché magari lei riteneva che Era più questa adatta cosa alla tua andasse bene. vocalità, insomma. Ecco. Esatto. E questa No, mi signora, piace, mi sì, piace, ecco, dimmi, dimmi. vedi, mi piace perché ha detto la signora che ci insegna, perché all'epoca forse dire vocal coach era un qualcosa di anomalo. Esatto, era un po', sì, era una cosa un po' strana, ecco. E questa signora attualmente è una mia collega di lavoro ed è poi, tra l'altro, il mio braccio destro, praticamente per quanto riguarda questa manifestazione, che è il Piratino, ma è anche una, diciamo una persona importante perché mi supporta quando dobbiamo fare delle cose importanti, come per esempio la partecipazione al Teatro Ariston di Sanremo, che poi avremmo accennato magari più avanti, ma comunque lo diciamo Sì, adesso, tanto già che ci siamo. Il 6 e 7 di maggio, perché anche quest'anno, sai che io avevo già vinto con la scuola dell'infanzia Farinelli il Global Education Festival al Teatro Ariston di Sanremo. Anche quest'anno siamo in finale con un brano mio sempre. Il primo anno l'abbiamo vinto con Canzone per la pace, che l'ho scritta io,
Ho scritto e diretto i Abbiamo bambini anche fatto all'Ariston. una bella intervista radio per questa canzone, quindi l'abbiamo anche ascoltata. Esatto, poi quando finirà il festival vi farò ascoltare anche l'altra. E siamo in finale ancora con un altro brano scritto sempre da me, che è Girotondo per l'Amazzonia, e che uscirà poi successivamente con PMS Studio. Quindi lei è praticamente la mia spalla e Vi si siete chiama Sara trovate? Bernardi. Vi siete Esatto. trovate? Da piccoline avete continuato, forse vi siete lasciate per un po' di tempo, probabilmente poi Sì, vi siete ritrovate colleghe di canto, esatto. colleghe di Sì, musica, no? colleghe di musica, diciamo, sì, dai, diciamo così. E quindi diciamo che è un ricordo molto bello che mi hai fatto Certo. riemergere. E sono felice di questa cosa perché, sai, comunque è una cosa che ti porti avanti negli anni ed è strana, tra virgolette, perché prima mi ha fatto crescere lei un pochettino su queste cose, poi te la ritrovi come collega di lavoro, come collega, compagna di merende, diciamo, no? Perché poi sei cresciuta talmente tanto che fai le cose che prima faceva lei, perché tu comunque insegni, Esatto. hai parlato della scuola dell'infanzia, quindi tu sei musicoterapeuta e insegnante di canto nella scuola dell'infanzia. Esatto, insegnante di musica, musica Sì, e insegnante. musicoterapeuta. Sì. Certo. E invece un altro brano che mi hai fatto ricordare, che cantavo quando ero giovincella, diciamo, quando ero No, cantavi giovincella, quando eri piccina perché adesso quando sei ero piccina, giovincella. va bene, diciamo così. No, è la verità. Avevo circa 16 anni, quando il mio insegnante di sax, sentì un po' il mio talento, diciamo, canoro, e mi fece cantare alla fine dell'anno scolastico, Autumn Leaves e Summertime, che sono due brani jazz, perché, io suonavo il Abbastanza sax con tosti, eh? sì, abbastanza tosti, perché suonavo il sax con impronta jazzistica. E un altro brano che mi fece cantare fu My Heart Will Go On di Céline Dion. E niente, quindi mi hai risvegliato, diciamo, questi piccoli ricordi che porto un po' dall'infanzia. Successivamente poi ho iniziato a studiare in maniera seria, diciamo, il canto a 19 anni. Poi ho iniziato a scrivere le canzoni intorno Aspetta, ai 20. fermiamoci Sì. perché tu a 19 anni hai iniziato a studiare in maniera seria il canto. Tu insegni musica in una scuola dell'infanzia. Ecco, questa è una domanda che ti faccio per dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, a chi si vuole approcciare al canto. E è meglio farlo intorno ai 19 anni o da piccolini? Perché poi c'è l'evoluzione della voce, no? Da Certo. piccolini. Ecco, dai un consiglio a chi vuole approcciarsi al canto ed è già un po' grande. Allora, per approcciarsi al canto io consiglierei di incominciare intorno, allora, si può iniziare, diciamo, con un approccio alla musica prima che al canto, quando si vuole, nel senso che dai 6 anni in poi, ecco, 5-6 anni, però ti parlo di approccio musicale, quindi un avviamento alla musica, quindi propedeutica, quello che si vuole. Dopodiché, intorno agli 8 anni, magari 7-8 anni, si può iniziare a fare qualcosa, sempre come prendendola un po' come gioco. Successivamente la si può iniziare a prendere un po' più seriamente, secondo me, intorno ai 14-15 anni. Più Ma seriamente con perché c'è già. 14-15 anni è il momento in cui la voce sta per cambiare. Ma anche prima cambia, può cambiare anche prima. E Ok. diciamo che lo sviluppo della voce è uno sviluppo che non dura solamente un anno, dura diversi anni. Ma intorno ai 14-15 anni, in teoria, hai già un'impronta di quello che sarà la voce adulta. Quindi, però la voce in Riassumendo. continua. Sì, però la voce è in continua In continua evoluzione. evoluzione. E allora, guarda, se ti devo dire la mia, l'età giusta per cantare sarebbe intorno ai 30 anni, perché la voce è a Oh, posto. finalmente. Quindi, della serie che per cantare non c'è mai età. Esatto, no, Eh? perché a 30 anni hai la voce matura e quindi è lì che hai il vero peso della voce, la tua vocalità è quella.
Questo è un bel E, consiglio, perché c'è sì. tanta gente che vuole, dice no, ma io sono già, perché io comunque ho fatto anche delle audizioni dove mi dicevano no, ma io sai, sono molto grande di qua di là. No. Alla fine, ecco, ti dico subito, a 52 anni c'è stata una signora che canta meravigliosamente. Quindi, Assolutamente. magari, ecco, fino ai 30 anni giocare, secondo me giocare con la borsa, Esatto. giocare canticchiando sotto la doccia, no? Poi ti metti seriamente dai 30 anni in poi e diventi come Gianni Gandolfi, che è diventata insomma una grande cantautrice. Allora, tra l'altro tu hai partecipato anche a diverse trasmissioni, sia radio che televisione, qualcuna in particolare che ricordi e che ti ha soddisfatto in maniera particolare? Vabbè, sicuramente, allora, in qualità di insegnante di canto e come ospite, diciamo, le selezioni per Io Canto per la provincia di Mantova e Verona, nelle quali ho selezionato dei bambini che sono poi arrivati a fare queste selezioni. E poi, vabbè, cose importanti che ho fatto a livello televisivo sono la partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia, dove ho vinto la gara di canto con Sei nell'anima, e poi le cose importanti a livello cantautorale, ad esempio la partecipazione al Ballabella Radio Festival, dove ho vinto il primo premio, dove ho portato il mio brano Crescere, che fa parte del primo album che ho prodotto, che è uscito, e lì il brano ha vinto un passaggio in Rai, a Rai 1 Mattina Estate, quindi è stata una soddisfazione grandissima. E la Immagino. soddisfazione più. E Aspetta, la la tua soddisfazione. emozione in quel momento quando ti hanno dato questa notizia, che cosa hai provato? Sì. È stata un'emozione bellissima perché allora mi sono esibita a Misano Adriatico al tempo e si presentava il brano per 3 sere di fila perché eravamo nella piazza principale, era estate. Quindi c'erano 2.000 persone circa in piazza. E la votazione veniva dal pubblico, quindi si andava per standing ovation praticamente. Chi riceveva più applausi vinceva. Quando ho cantato io la terza sera, perché la premiazione vera e propria avveniva la terza sera, le persone si sono alzate in piedi e a metà Standing canzone, ovation. sì, si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad applaudire a metà canzone, Quindi, con le vittoria braccia in alto. assicurata. Cioè, esatto, quindi ho vinto il primo premio. Senti, si cantava dal vivo, vero? Sì. Ecco, Assolutamente sì, assolutamente. diamo un altro È consiglio. stata. Nei concorsi, nei talent, bisogna cantare dal vivo o in playback? Assolutamente dal vivo. E se Non poi c'è storia. Pazienza, non c'è storia. Se poi ti assale l'emozione? pazienza. Magari se Si uno ha nota. coraggio dice: guarda, basta, fermati un attimo, rifacciamo da capo. Ma anche a me è successo, non è che non succede niente, cioè l'emozione fa parte dell'animo umano, quindi è giusto emozionarsi anche. Da insegnante, tu dice, ecco, da insegnante consigli che ci si deve emozionare, perché se manca l'emozione Assolutamente. quando sali su un palco, come dicono, è meglio lasciare tutto, perché diciamo che l'emozione ti aiuta. Il tuo primo, allora, parlavamo di album, tu hai due album all'attivo, il terzo sta per uscire, ma il tuo singolo d'esordio, qual è stato? In che anno? Il mio singolo d'esordio è stato appunto Crescere nel 2009. Nel 2009. Crescere parla allora, ti dico che il primo album è un po' un album che riguarda la ragazza, non ancora la donna con tutte le sue La teenager? caratteristiche. La teenager? La teenager, ecco, Ok. la teenager, quindi con tutte le problematiche legate ai conflitti magari con i genitori, alle prime situazioni amorose e queste cose. Il secondo album invece, che è stato pubblicato successivamente, ma dopo 10 anni, non perché, non, insomma, per motivi per cui siamo stati un po' alla ricerca delle sonorità, alla ricerca di cose un po' diverse, perché nel primo album abbiamo pensato di prendere una linea pop, nel secondo album invece si è cercato di trovare uno stile che mi appartenesse, quindi si è andato verso il country bluegrass, italiano però. Ah, quindi tu non sei pop, diciamo, Al no? momento no, al momento no. Poi Il tuo magari un stile. giorno, chi lo sa. Aspetta, sì, vabbè, spieghiamo questo tuo stile, quello del secondo album. Allora, praticamente il mio stile si basa su sonorità che
che riguardano, che si appoggiano alla chitarra acustica, al banjo, al contrabbasso e al violino in particolar modo. Poi magari qualche brano si sentirà anche il mandolino. E il secondo album si chiama Come l'acqua, che si trova comunque su tutti gli store digitali. E il mio modo di cantare è un modo che si avvicina un po', che si ispira a Fabrizio De André, al cantautore che racconta le storie, che racconta la vita, che racconta quello che accade intorno. Quindi ti ho già svelato che le mie canzoni parlano comunque di vita reale, di quello che mi E colpisce. ricordiamo che le scrivi tutte tu, infatti anche il tuo ultimo album di prossima uscita è scritto interamente da te. Prima di andare avanti, la regia se mi passa il commento, c'è Paolo Turco che ci chiede, volevo chiederle cosa pensa di quei ragazzi che escono dai talent. Grazie Paolo. Allora, io penso che debbano avere molta fortuna, perché l'andare in un talent non significa essere già arrivati, ma significa partire. Mettersi in Quindi, gioco. esatto, io penso che i talent siano comunque una bellissima vetrina, perché chiaramente ti vede tutto il mondo quasi, quindi non c'è niente da fare. Però da lì in poi inizia la vita vera. Fino al talent, diciamo che sì, ti lanciano, però poi devi essere tu con le tue risorse, con le risorse comunque della tua etichetta, a Ad andare avanti. fare ed andare, sì, e mai fermarti, perché se ti fermi, chi si ferma è perduto. E Esatto. quindi comunque non sei arrivato da nessuna parte, e quelli per me sono un trampolino di lancio e basta. Gianni, ma tu hai mai pensato di, che ne so, di fare un salto ad Amici, di fare un salto X Factor, no? Ma io ero troppo vecchia ormai quando ho Ma iniziato a dai! No, vabbè. Vabbè, cantare. Io allora ero già troppo vecchia. ci porti i tuoi allievi, dai, i tuoi, vediamo Assolutamente se sì. riusciamo. Ok, allora parlavamo del A giugno esce il tuo nuovo album. Parliamo di questo album e poi ricordiamo a chi ci sta seguendo che intorno, se non erro, alla fine di giugno abbiamo un'altra diretta, io e te, proprio per parlare in maniera specifica del tuo album. Quando uscirà? Uscirà intorno alla fine di maggio, inizio di giugno. Quanti brani contiene? Sono 7 brani, e anche questi trattano comunque di vita reale, soprattutto di fragilità, come è il titolo poi dell'album. E all'interno di questo album c'è il mio brano che è La mia fragilità, che è quello poi che Adesso faremo andiamo ad ascoltare. ascoltarlo, sì, facciamo così, Esatto, sì. ascoltiamo il brano, ma una cosa che ti volevo chiedere, ecco, nell'album ci sono delle collaborazioni? Sì, beh, collaborazioni con PMS Studio, che mi ha prodotto il disco, l'album è stato suonato da Renato Bonato alla chitarra resofonica, Renato Belladelli al contrabbasso, poi abbiamo alla chitarra acustica Lorenzo Guadagni. Quindi è un album molto fatto di sonorità molto semplici, più semplice del Poi semplice. ricordiamo che adesso ascoltiamo il singolo che anticipa l'album che si intitola La mia fragilità. Non c'è ancora un videoclip, ma uscirà, ne parleremo tra poco. Se la regia è pronta, mandiamo Jenny Gandolfi con La mia fragilità. Buon ascolto. Hai ragione, amico mio. La fragilità è sacra. Basta un cielo azzurro o una finestra aperta per sognare ad occhi aperti. E la mente vola via, via verso l'infinito, dove il cuore va a pescare una lacrima, un sorriso o qualcuno che non c'è. Mentre fuori tutto tace, dentro me un temporale, assale la mia mente, la mia fisicità e il mio dolore. E mi sento appesa al filo della musica nel cuore.
ciò che vorrei dire e fare, ma mi lega il mio sentiero, la mia fragilità. Ti prego, amico mio, lascia che passi e vada via. Ci sono solchi nel mio cuore, non temere a un momento e ora lasciami sfogare. E da domani sarò lì, di nuovo a ridere e a gridare, che non sento il mio dolore, che un'altra volta spingerò negli abissi del mio cuore e lo farò per te. Solo per te. Eccoci qui, questo è La mia fragilità, il singolo che anticipa l'album dal titolo Fragilità in uscita a giugno. Partiamo un po' dai titoli, l'album Fragilità, il singolo La mia fragilità. Partiamo da qua. Sì, allora... il titolo innanzitutto è stato dato perché tutte le canzoni che fanno parte di quest'album hanno a che fare con la fragilità umana. Quindi fragilità sia a livello psichico che fisico, perché soprattutto questa canzone, in particolar modo, racconta della fragilità umana per quanto riguarda le persone che magari si ritrovano, per esempio, in una situazione che non gli appartiene. Quindi che potrebbe essere un corpo che non è il suo, o che potrebbe essere una vita che non si ritiene la sua. Quindi diciamo che ho trattato il tema della fragilità come una sensibilità particolare alla vita, una sensibilità che ci porta a essere persone con tante emozioni, e tante emozioni ti portano a dare molto. Quindi a dare creatività, la sensibilità umana si può trasformare in apro una finestra, vedo un cielo azzurro e inizio ad immaginarmi un mondo diverso da quello che sto vivendo. Quindi magari questa fragilità può portare a sognare, quindi a trasportarti in una dimensione diversa, in una dimensione parallela che ti fa sopravvivere, che ti fa vivere una situazione che tu vorresti vivere e che in realtà non puoi. Quindi la mia fragilità è nata dall'ascolto di un'intervista che ha fatto Ezio Bosso a suo tempo, e diceva Ezio che la fragilità umana è sacra, guai se non ci fosse la fragilità. Quindi questo cosa significa? Che la fragilità non deve essere vista come una debolezza, ma come una forza da un certo punto di vista. Guai se l'animo umano alla prova, forse, sì. Alla prova. Sì, e guai se l'animo umano non fosse fragile, perché saremmo fatti di nulla. Esatto. Cioè la fragilità è spessore, per esatto. Quanto mi riguarda, dal mio punto di vista. Certo. È spessore perché hai molto da dare se sei una persona fragile, perché appunto la fragilità non è sinonimo di debolezza, ma quindi è sinonimo di... Questo è un brano dove tutti noi, insomma, possiamo rispecchiarci. Quindi è un brano che va ascoltato rigorosamente in cuffia per analizzare e prendere quello che è proprio il senso del testo. Abbiamo ancora Paolo che ci dice: un brano molto introspettivo, collegato all'amore. Ricordi, coraggio, si riesce anche a guardare avanti, a superare le difficoltà e i momenti negativi legati al passato, per poter guardare al futuro sorridendo. Complimenti, grazie Paolo. Grazie, grazie. Quindi credo che abbia, insomma, abbia centrato Paolo, no? Nel significato di questo, del testo. Parlavamo del video musicale, del videoclip che ancora non è pronto. Raccontaci, dici quando si potrà vedere, dove e di che cosa parlerà. Beh, si potrà vedere credo tra un paio di settimane circa. Sul tuo canale.
sul mio canale, sì, sul mio sito internet che è www.jennygandolfi.com, e comunque lo pubblicherò poi su tutti i digital store, no, digital, scusa, Certo, no, sui social. sui Sui social, social. sì, scusa. Quindi da Esatto. YouTube verrà condiviso su Facebook e verrà condiviso un po' dappertutto. Quindi dove è stato girato? È stato girato a Bologna, in uno studio. Che bello. Sì. E poi, vabbè, non vi svelo niente perché No, perché altrimenti è da tolgo la vedere. sorpresa, sì. Tolgo Esatto, io la sorpresa. volevo, tu prima hai citato la PMS Studio di Raffaele Montanari, volevo ricordare che dal 1 gennaio 2021 tu sei entrata a far parte di questa etichetta che ovviamente salutiamo e che tu ringrazi. Allora, Jenny, tra l'altro vedo che con l'etichetta hai pubblicato dei singoli, Ricordi lontani e quello di cui parlavi prima, 1914, Tregua di Natale. Che dirti? A questo punto noi abbiamo un altro commento prima di chiudere, c'è sempre Paolo, grazie Paolo per essere con noi, io il video lo farei in bianco e nero con un filo conduttore legato al presente, purtroppo il video credo sia, è già stato fatto Paolo, quindi magari è un consiglio per il video di un altro brano dell'album, giusto? Potrebbe essere. Mi Sì, sai? allora, sì. Allora, l'idea è bellissima. Effettivamente, stavo pensando a questa cosa, poteva essere proprio un'idea, interessante, interessante, perché effettivamente, se ci pensiamo, magari un ricordo può essere fatto, può essere, rappresentato in bianco e nero per poi riportare magari, al presente con i colori, insomma. Oppure il contrario, anche volendo, il presente potrebbe essere rappresentato in bianco e nero, e invece il passato, oppure il sogno, tra virgolette, di cui racconto, potrebbe essere rappresentato a colori, cioè la vita parallela che dicevo. Oppure la Quindi, fragilità in bianco e nero, il resto a colori. Può anche, essere. anche, anche. È un bel consiglio di Paolo, quindi magari visto che l'album contiene detto 7 pezzi, quindi sulla la mia fragilità c'è già il videoclip, poi il prossimo brano, magari dici velocemente i titoli, te li ricordi? Sì. Allora, uno sarà Alessandra, ancora per un po', La mia fragilità, Ricordi lontani, del quale poi abbiamo già visto anche il video, poi gli altri, Un'amica, e l'altro non me lo ricordo, gli altri due non me li ricordo. Non me li ricordo. C'è tanto lavoro che stai facendo, tanto lavoro dietro, quindi è comprensibile, però ovviamente lasciamo questo suspense perché noi ci rivedremo a, tu ti ricordi più o meno quando? A fine giugno ci vediamo? Mi sembra sì, fine giugno o Sì. Perfetto, metà giugno, metà giugno mi sembra. perfetto. Quindi ovviamente restate sintonizzati, restate collegati, andate sul sito di Jenny Gandolfi, così lì tra l'altro ci sono anche tutti i collegamenti ai vari social, vedrete il videoclip della mia fragilità e ovviamente restate sintonizzati sui social di Radio Mia Bari per scoprire la prossima data anche in diretta telefonica su Radio Mia Bari e la prossima data qui in diretta. Tra un po', insomma, entro un'oretta, questa diretta solo l'audio sarà caricato sul nostro podcast di Spotify Radio Mia Bari, per cui ve la potrete riascoltare quando e quanto volete e anche sui social potete sempre rivedervela. Jenny, in bocca al lupo e crepi e alla Grazie, Crepi. prossima quando finalmente sarà Grazie. nato il tuo terzo album. Grazie Un abbraccio, mille. buona domenica. Grazie anche a voi. Ciao, baci, ciao!